Buongiorno a tutti, sono Emiliano Taranghelli, candidato a sindaco della lista civica Sviluppo Comune che si presenta alle prossime elezioni amministrative di Bucine dell'8 e 9 di giugno. Questa lista civica già dal nome vuole trasferire dei concetti ben precisi che sono basati essenzialmente sullo sviluppo. Lo sviluppo sia economico della nostra comunità e sia lo sviluppo del benessere dei cittadini. Questi due sono i due pilastri su cui ci contraddistinguiamo nel nostro messaggio politico. Poi è chiaro che questi messaggi devono essere concretizzati nella pratica, però abbiamo le idee piuttosto chiare di come metterle in atto. Lo sviluppo economico dobbiamo dare spazio al che si sviluppino tutte quelle attività che sono capaci di produrre ricchezza nel nostro territorio, perché solo consentendo a loro di produrre ricchezza questa si può distribuire. E sono tutte le attività del nostro territorio, di qualsiasi tipo esse siano, commerciali, artigianali, industriali, agricole, turistiche, tutte, dalla prima all'ultima, sono tutte essenziali. E il Comune deve essere a disposizione, deve essere a fianco di queste attività perché si possano sviluppare e creare ricchezza. Poi c'è la questione del benessere dei cittadini e su questo noi abbiamo individuato come trasmissione tra l'amministrazione comunale e i cittadini le associazioni del nostro territorio, o il cosiddetto anche terzo settore. Associazioni di qualsiasi tipo, quelle sportive, culturali, sociali, le pro loco, sono veramente dei pilastri delle nostre comunità e con queste dobbiamo collaborare. Poi il comune, l'amministrazione comunale deve far bene quelle cose che gli compete, quindi i servizi ai cittadini di qualità, in strutture rese sicure, e operare al meglio e nell'esclusivo interesse dei cittadini, senza condizionamenti di altre parti. La nostra è una lista civica piuttosto trasversale, ci sono al loro interno persone sia di centrodestra, ma anche che si sono rifatti nel passato anche al centro-sinistra, quindi è piuttosto trasversale, ma ci concentriamo sui temi specifici che interessano i cittadini. Vogliamo un'amministrazione capace di reperire i fondi e per questo noi dedicheremo un assessore dedicato a partecipare a tutti i bandi regionali, nazionali ed europei e di concerto con la struttura comunale parteciperemo a più bandi possibili. Questo assessore sarà anche a disposizione delle associazioni per presentare progetti insieme tra l'amministrazione comunale e le associazioni. Inoltre, l'amministrazione deve essere brava, una volta reperiti i fondi, a mettere a terra a concretizzare questi progetti e realizzarli nei tempi. Oggi quasi sempre vediamo che partono degli interventi, dei progetti, dei lavori e vengono conclusi dopo anni e anni di ritardo e questo non è ammissibile. Sicuramente ci sono delle carenze per impostare i contratti nei confronti delle ditte appaltatrici e poi manca totalmente il controllo di questi lavori e dell'avanzamento di questi. Quindi un'amministrazione efficace che viene dal mondo civico, che sa bene come gestire queste cose, e un'efficienza a tutto lato, sia anche da un punto di vista nella gestione dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Si ricevono quasi sempre lamentele di assenza e di carenza di comunicazione e distanza nei confronti dei cittadini delle varie frazioni. Abbiamo sollevato vari punti, tra gli ultimi le rette degli asili nido, che sono esageratamente alte rispetto a tutti gli altri comuni. Quindi i temi sono veramente tanti, ma noi ci proponiamo a governare questo comune nell'esclusivo interesse dei cittadini e per dare veramente una svolta al comune di Bucine, un'alternanza in democrazia e anche salutare. Vorrei aggiungere una questione importante che è quella delle frazioni, appunto avere un'amministrazione molto vicina a tutti i paesi senza creare gestioni di serie A e di serie B, ma tutti allo stesso piano. Infatti la nostra lista si chiama Sviluppo Comune perché vuole intendere lo sviluppo di tutta la comunità senza fare distinzioni e per questo vogliamo essere vicini ai cittadini. Qualora ci viene dato la fiducia di governare questo comune, organizzeremo sistematicamente
periodicamente degli incontri o comunque dei rendiconti con la cittadinanza, tutta la cittadinanza, lasceremo aperti tutti i canali di comunicazione e questo ci contraddistinguerà rispetto a tutto il recente passato, non ci chiuderemo nel palazzo ma saremo a contatto dei cittadini e governeremo esclusivamente nel loro interesse. Apriremo degli sportelli di ascolto, ma comunque personalmente e la Giunta sarà veramente molto presente in tutto il territorio e opereremo in esclusivo a vantaggio dei cittadini. Un'altra cosa che voglio aggiungere è un'amministrazione efficiente, che appunto non vengano fatti quegli interventi che poi non ritrovano riscontro nella cittadinanza, nei risultati per la cittadinanza. Vedi il teatro, che è stato fatto l'intervento dell'efficientamento energetico, ma ancora non è disponibile perché sembra sia scaduto il certificato di prevenzione incendi e queste sono cose veramente assurde.